Vittorio Sgarbi, da Arischi a Roio, c'è un problema di capire se c'è da restaurare, da buttare giù. L'epoca fa una TV locale, a TV1 diceva: io avrò premura di prendermela con tutti quelli che buttano giù senza motivo, come è avvenuto da qualche. È venuto anche appunto ad Arischia, quello che ho potuto vedere oggi, e ho assistito in diretta all'abbattimento del municipio di Sant'Agostino vicino a Ferrara, e ho preparato anche la denuncia perché è quella certamente un'azione contro un bene culturale nella non necessità dell'abbattimento, se non sul piano di un'opportunità meramente politica. L'ha decisa il sindaco, che è uno che andrebbe arrestato, però evidentemente dice, era necessario, invece non lo era. Detto questo, dice il ministro, quello che qui si vede è che se noi guardiamo la parte superiore di questa, di quest'area, ha degli edifici criminali fatti negli anni 60 e 70 che dimostrano quello che dicevo prima nell'altra televisione, che esiste un modello di sviluppo che è quello di Santo Stefano di Sessanio, che poteva e potrà essere applicato in diversi borghi invece che lasciarli all'abbandono, ma certo queste costruzioni sono peggio del terremoto, e pensare che queste costruzioni come questa, che hanno pertinenze che non rientrano nei finanziamenti per i beni vincolati o per le prime case, possano non essere recuperate, è un delitto contro la civiltà, nell'ordine di una visione che è quella appunto di restituire a questi borghi in prospettive sempre più apprezzate la loro identità storica, monumentale e di tradizione. E quindi è evidente che le new town, le nuove costruzioni, abbattere qualcosa, io poi ho fatto il sindaco a Salemi, lì tutto è stato fatto in trasferimento e hanno buttato giù spesso edifici storici per ricostruirli in cemento armato come scheletri, come quello che si vede qua davanti, poi mai compiuti. E questa diventa una barbarie peggio del terremoto. Però c'è anche la necessità di tutelarli, di coprirli, di coprire di più, di puntellare di più, perché altrimenti il tempo passa. Sui tempi, questo lo sa meglio il ministro. Io ho sempre detto, sia rispetto al governo Berlusconi che al governo Monti, che poi è fresco, che Aquila doveva essere per uno Stato la priorità assoluta, cioè lasciare l'Aquila nelle condizioni in cui è. Venire io e vedere che la Fondazione Roma restaura con 2,5 milioni di euro una chiesa, e ci sono tutte le altre chiese, che un'altra volta magari fu costretto ad andarsene alla mia, che non era una protesta, era una contrapposizione fra l'inefficienza dello Stato e l'efficienza di un ente privato. Non si capisce perché, se tu hai 100 milioni di euro puoi fare altrettante fino a 100 milioni di costruzione come quella fatta della chiesa di San Biagio. Questo è un tema. Se l'hanno fatto per San Biagio, perché non si può fare per il resto? Al ministro cosa dice lei in questo momento dopo? Mi ha chiamato perché avendo una, come possiamo chiamarla, una piattola come la, tecnicamente come la dottoressa Pellegrini, che mi ha fatto vedere questo edificio, quindi sapevo com'era. E che una attentissima a tutto mi ha posto il problema di una cosa che sembrava un errore del governo rispetto alle seconde case. Io l'ho chiamato e gli ho posto il problema generale. Poi andiamo a vedere dei casi e lui naturalmente valuterà se c'è il modo di intervenire nelle pieghe di una norma che rischia di sacrificare i borghi minori con seconde case, oltre alla questione dell'Aquila, che è una questione generalissima, rispetto a invece soccorsi che vengono dati a edifici che non hanno lo stesso bisogno e che magari sono legati soltanto all'opportunismo delle richieste, come questioni che comunque la Pellegrini conosce così bene, che potrà essere di suggerimento e credo sia utile sia per il direttore Magani sia per il ministro Barca. Insomma, quindi io sono uno strumento di approfondimento di una. Ministro, dopo la visita e dopo le parole di Sgarbi, lei che idea si è fatta del lavoro da fare? Beh, intanto diciamo, questo palazzo è interessante, diciamo, questo palazzo dove siamo stati, a esclusione delle pertinenze che sono davanti, è vincolato e quindi rientra pienamente nei palazzi che sono coperti da contributi pubblici. Anche così, ovviamente, come tutto, ricostruire è complesso e quindi anche questo palazzo, che pure è pienamente coperto, solleva questioni interessanti che spiegano perché uno ha voglia di andarle a vedere queste cose, perché le capisci quando le vedi. Ad esempio, sollevano la questione se i valori che sono previsti di contributo sono adeguati, se in tutti i casi sia necessario effettuare l'intervento pienamente o non pienamente.
Ovviamente ci siamo detti camminando attraverso le stanze, in un mondo ottimale, che non è quello in cui viviamo, in un mondo illuminista, diciamo, la cosa migliore sarebbe affidare a un qualche soggetto la discrezionalità di decidere palazzo per palazzo quali sono i valori. Questo mondo non esiste, specie in un paese terribilmente conflittuale come il nostro, in cui alla fine poi ti ritrovi che fai così e poi tutto è impugnato e la costruzione dell'Aquila finisce al prossimo secolo. Quindi questo obbliga le autorità a fare delle scelte di automatismi. Gli automatismi non devono essere fessi, devono essere fatti con una certa intelligenza e soprattutto, ci siamo detti, vanno applicati con intelligenza. Quindi uno può riconoscere un palazzo come questo un valore unitario di ricostruzione, di contributo pubblico dato, e poi nell'attuazione fare delle cose che vanno fatte e delle altre che vanno fatte meno. Questo è il primo punto. Quindi su questo mi sento confortato dell'impianto che abbiamo e guardandoci con la sovrintendenza ci siamo detti, certo, dobbiamo cercare di esercitare gli automatismi che abbiamo col massimo di intelligenza. D'altro canto stiamo investendo su questo, ci sta investendo il Ministro dei Beni Culturali, ci sta investendo il sottoscritto molto in termini di competenze. Oltre alla sovrintendenza avremo anche presto due uffici speciali, uno riguarderà l'Aquila, uno riguarderà questi, e quindi anche questa frazione, uno riguarderà tutti gli altri comuni. Questi uffici saranno un interlocutore importante, perché saranno uffici di taglio manageriale, con gente che, come sapete, verrà reclutata con un concorso pubblico aperto, dove i ragazzi che hanno già lavorato in questi anni avranno una bella chance, ma dove potranno anche venire ragazzi, mi auguro, insomma, la ricostruzione dell'Aquila è una delle cose più straordinarie, su questo sono totalmente d'accordo con Sgarbi, che avviene in questo paese da qui ai prossimi anni. È il più grande cantiere, si spende ma si costruisce, ma anche, e questo di nuovo sono d'accordo con lui, mette alla prova la nostra capacità di tornare a far apprezzare e a usare le nostre aree interne, a cui io sono molto legato come impostazione, le nostre aree interne del paese, questa è un'area interna per eccellenza, in modo civile, non come, certo. E sono d'accordo. Sì, ma è un caso di questo qua, se questa è una pertinenza non vincolata sarebbe grottesco lasciare cadere questa e tenere i piedi quelle, quindi questo è un caso in cui dobbiamo trovare il modo per non perderla. Su questo qua. Punto che adesso sta sollevando Sgarbi, a cui non voglio sottrarmi, ci sono evidentemente sia come dire, strutture, in questo caso sono pertinenze di una struttura vincolata, in altre potrebbero essere senza questa caratteristica, che sono in questo momento non coperte, quando sei fuori dal centro storico dell'Aquila, per la quale è stata riconosciuta questa possibilità, sono fuori dalla possibilità di contributo pubblico. Anche questo a oggi valuteremo, prima di tutto quello che ci siamo detti con l'ingegner Mancurti, che è qui un giorno sì e l'altro pure, del Dipartimento della Presidenza, ci siamo detti, capiamo di cosa parliamo, cioè qual è l'entità del patrimonio, quali sono i valori in ballo, un paese che ha una situazione finanziaria che ha, che però, come dire, prima di tutto bisogna capire quant'è. All'Aquila lo sapevamo e quindi l'abbiamo fatto, non solo perché nell'Aquila abbiamo riconosciuto il valore paesaggistico complessivo e quindi del fatto che non potevamo lasciar buchi, tanto per essere chiari, ma anche perché sapevamo quant'è erano e quindi sapevamo che non andava a Ragioneria Generale, all'economia, ho potuto rispondere, non vi preoccupate, questo non fa saltare i conti. Quando sapremo, mi auguro tra 3-4 mesi, quando con l'andata all'ordinario della ricostruzione, il quadro, potremo valutare se ci sono se e come affrontare problemi come quelli che oggi mi sono stati fatti vedere. L'assenza di Massimo Cialente è significativa, oppure come vanno i rapporti con il sindaco? I rapporti con Massimo vanno splendidamente, ieri in 2 ore ci ha mandato la delega per il bando, straordinaria collaborazione con lui, e che non è che dobbiamo essere sempre tutti negli stessi posti insieme. Gliela dico. Ma il ritardo, rinvio, i tempi lunghi del concorsone... hanno anche una qualche strategia? Non c'è proprio nessun ritardo, anzi c'è un'accelerazione. Guardi, avrete letto sui giornali che il governo è preoccupato perché abbiamo fatto un sacco di norme, abbiamo una montagna di DPCM, di regolamenti da approvare. L'intesa con i comuni dell'Aquila e con i comuni l'abbiamo fatta 7 giorni, intesa, 7 giorni dopo la norma. Francamente mi sento proprio per un po' a posto. Quindi anche il recupero di questi beni come quello di Palazzo Palitti possono essere sicuramente favoriti da una rapida... Certo, assolutamente sì, perché sappiamo che come dire, tutti i ragazzi a contratto a termine scadono alla fine dell'anno, noi dobbiamo avere gli uffici speciali e tutto il concorso chiuso, ma noi il concorso credo che vada in bando se non lunedì, entro la prossima settimana, inizio la settimana prossima. Abbiamo avuto la delega del sindaco Cialente, per l'appunto l'abbiamo avuta ieri notte. Quando l'abbiamo avuta? Ieri notte aspettiamo quella degli altri. Poi Barchi sotto la mia amministrazione allora, può muoversi così. Impunemente. Sgarbi, in attesa di Belen, però Sgarbi.
In attesa di prendere la perdonanza. Se tu della perdonanza non parli mai, e certo parli di altro, non è che Belen sia una cattiva materia, dico, però bisogna anche sapere che si può riportare l'attenzione delle persone su cose che sono fuori dalla comune curiosità, ma sono altrettanto importanti. Ma tu deve essere però un principio comune. Insieme. No, bisogna. Grazie. Lo dicevo come una battuta per dire che non si parla abbastanza di una cosa perché tutto è sottotono e tutto è soffocato, invece si può riaccendere. D'altra parte l'idea di Berlusconi di portare il G8 all'Aquila fu giusta nonostante le vicende di Bertolaso, che dalla Maddalena a qua voleva dire, quello era il senso di allora, che l'attenzione del mondo fosse sull'Aquila, che poi non abbiano fatto atti conseguenti di sufficiente rilievo è altro discorso, ma il principio era appunto quello che diceva lui, che tu porti su un luogo dalla distrazione, dal senso della rovina, l'attenzione del mondo, e poi se quella cosa lì non ha avuto il seguito, magari qualche paese ha promesso finanziamenti che non ha dato, il principio però era giusto. Lo dico non per parlare bene di Berlusconi in questo caso, ma per dire che quello è il modo per rispondere al fatto che l'Aquila può essere un primo pensiero, ma la cosa più grave è dimenticare, la cosa più grave è non occuparsi di più, la cosa più grave è lasciar passare e non riportare l'Aquila al centro dell'attenzione fino a che non si sono trovate delle soluzioni o dei tempi certi perché si ricostruisca.